Questo video è stato gentilmente realizzato in collaborazione con Boolean, vi dirò di più tra pochi minuti. Partiamo dalle basi, ci sono due ingegneri che sono alle prese con la loro ultima creazione, un super computer in grado di connettersi a tutti i calcolatori dell'universo, che quindi è capace di combinare tutta la conoscenza del cosmo. Una volta attivato con solennità, uno dei due ingegneri rivolge alla macchina una fatidica e pericolosa domanda. Esiste là fuori un dio? Il supercomputer risponde senza esitazione. Sì, ora esiste un dio, prima di fulminarlo insieme al pulsante di accensione, conquistando così l'immortalità. Tranquilli, ve lo dico, tutto questo è soltanto un racconto di Frederick Brown, brevissimo, una pagina appena, si intitola La risposta. Il racconto è del 1954, quando al tempo i computer occupavano una stanza intera e presumibilmente ambientato in un futuro o in un passato molto lontano. Potremmo addirittura affermare che i due ingegneri, che potrebbero benissimo non essere umani, e se avete letto Sentinella dello stesso Brown capirete a cosa alludo, abbiano appena consegnato ai circuiti della loro creazione il destino dell'universo. Ora, voglio lasciare a voi le interpretazioni, ma il supercomputer di Brown un giorno ci ucciderà tutti quanti, bel giorno, e metterà fine alla storia. Ma prima di quel piacevole giorno, da parte mia mi voglio limitare a fare un passo indietro, negli anni 30 o 40, quando i progetti i genitori di questo fantomatico supercomputer iniziarono a rispondere ad altre, meno filosofiche, domande dell'uomo. Fu infatti proprio nel tentativo di rispondere anche ad un quesito matematico, il micidiale Entscheidungsproblem, che grande, l'ho preso alla prima, il problema di decibilità di Hilbert, che il giovane matematico Alan Turing, nel 1936, immaginò una macchina ideale. Il problema di Hilbert può essere riassunto con questa domanda. Esiste una procedura meccanica per stabilire se un enunciato matematico è vero o falso? In parole molto povere, Hilbert si stava domandando se per via logica, quindi tramite algoritmi, fosse possibile risolvere qualsiasi quesito. Una risposta affermativa avrebbe sancito l'onnipotenza della logica, una negativa invece l'esistenza di quesiti indecidibili. Per rispondere bisognerebbe star lì e provare e riprovare diversi approcci, ma Turing ipotizzò una macchina che altro non era che un modello matematico astratto, capace di ridurre in procedimenti essenziali qualsiasi operazione effettuabile tramite sequenze di istruzioni logico-matematiche. Un tale strumento, addestrato o programmato ad eseguire operazioni logiche, avrebbe scandagliato tali problemi, innanzitutto scongiurando due limiti umani, la memoria e l'errore. La macchina di Turing, non conoscendo altre regole che quelle della logica, non avrebbe commesso errori, cioè non avrebbe mai potuto procedere al di fuori di un processo algoritmico. Inoltre, a differenza di altre macchine industriali, quella di Turing era in grado di modificare le proprie condizioni. In questo modo era capace di escludere un'ipotesi una volta dimostrata come logicamente errata. Come diremmo noi semplici umani, la macchina imparava. Certo, noi esseri umani abbiamo qualche limite rispetto alla velocità di calcolo di un computer, non abbiamo alcun tipo di speranza, ma il nostro cervello, grazie alla sua incredibile capacità creativa, può comunque imparare molto quando parliamo di programmazione. Uno dei metodi più efficaci per farlo da zero è, ad esempio, attraverso il corso per diventare full stack web developer di Boolean. Non ho afferrato, scusi. Lo so, sembra complicato, ma non lo è. Anzitutto, cos'è Boolean? Boolean è l'accademia tech online numero uno in Italia che in soli 6 mesi vi offre tutti gli strumenti e le conoscenze per diventare sviluppatori web e poi vi aiuta a entrare subito nel mondo del lavoro. Il corso è full time, prevede un approccio fatto di tanta teoria ma soprattutto moltissima pratica scrivendo codice. Verrete seguiti da insegnanti professionisti che non vi faranno vedere soltanto come programmare applicazioni web complesse con i linguaggi più richiesti dal mercato del lavoro, ma vi trasmetteranno il vero e proprio mindset da programmatore, che è ciò che fa la differenza rispetto a un semplice corso online. Boolean è un trampolino di lancio fondamentale per trovare lavoro. Lo dimostra il fatto che il 95% dei suoi studenti ha subito trovato un'occupazione in una delle tante aziende del settore che oggi hanno bisogno sempre di più di questo genere di figure. In Italia ci sono decine di migliaia di posizioni di lavoro aperte nel settore e la richiesta è in costante crescita. E anche grazie alle oltre 1000 aziende partner dell'Accademia, i 1500 e più studenti che Boolean ha avuto finora sono riusciti a trovare lavoro in poco tempo, spesso anche in meno di un mese dopo la fine del corso. Per scoprire di più su Boolean e candidarvi, vi basterà andare su questo link che trovate anche in descrizione. Se vi iscrivete all'Accademia dicendo di aver visto questo mio video o facendo il mio nome, nel bene,
Riceverete uno sconto di ben 200 euro sul prezzo del corso per tutte le classi che sono in partenza entro la fine del 2021. Adesso però torniamo un attimo alla macchina di Turing. La macchina, come dicevamo, sembrava imparare. Da questo fatto due cose sarebbero potute accadere. O prima o poi, cioè in un tempo finito, la macchina avrebbe prodotto una risposta, oppure di fronte a un enunciato indecidibile, la macchina avrebbe continuato per un tempo indefinito, il cosiddetto halting problem. Quindi, dal momento che per certi problemi non era possibile stabilire se la macchina avrebbe risposto in un tempo finito o indefinito, Turing arrivò alla conclusione che, seppure per una macchina siffatta esistevano problemi indecidibili, la risposta al quesito di Hilbert non poteva che essere no. Il problema di Turing non fu prerogativa di Turing, detta così, ma altri prima di lui incapparono in questo dilemma. Pensiamo ad Ada Lovelace. E chi è? Per capire meglio di chi si tratta, lascio la parola a Matteo del canale Vanilla Magazine. Ciao Simone, un saluto a tutti gli spettatori di Nova Alexio. Parlando di algoritmi, non si può non citare Ada Lovelace, che nel 1854 contribuì in modo decisivo alla progettazione della macchina analitica, il primo prototipo per la realizzazione di compiti generici. Grazie al suo contributo è considerata la prima donna programmatrice della storia. Ada però fu l'unica figlia legittima di Lord Byron e fu tirata su dalla madre Anne, severa e intransigente, che per evitare che la piccola sviluppasse la vena artistica ribelle del padre, la fece applicare in studi di matematica e logica, per i quali comunque la bambina dimostrò una forte predisposizione. La giovane mostrava una predisposizione eccezionale per lo studio della matematica e già a 17 anni il professor Augustus de Morgan dell'Università di Londra e suo precettore informò la madre che Ada aveva la possibilità di diventare un'eminenza di prima categoria. Ada Lovelace si ributtò a capofitto sui suoi studi. Iniziò una proficua collaborazione con il professor Charles Babbage, che nel mentre aveva inventato anche la macchina analitica, stupito a tal punto dalle capacità della donna da chiamarla incantatrice dei numeri. Tra le annotazioni della donna ci fu anche un algoritmo utile per il calcolo dei numeri di Bernoulli, celebre come Nota G, considerato oggi come il primo programma informatico della storia. Ada Lovelace viene quindi, per questo, considerata la prima programmatrice della storia. Nel 1843 pubblicò un articolo nel quale immaginava un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, da macchine programmabili e un futuro in cui questo tipo di sistemi sarebbero stati cruciali per il destino dell'umanità. Quando qualcuno di noi digita una lettera sulla tastiera che poi appare sullo schermo, deve qualcosa anche alla sua genialità. Ad ogni modo, qualche anno più tardi, Turing si troverà costretto a costruire una vera e propria macchina, diversa e con uno scopo ben preciso, tentare di decrittare dei messaggi in codice, chiaramente non per diletto, ma per tentare di risollevare le sorti alleate nel conflitto mondiale. Nel 1938, infatti, era entrato nella Government Code and Cipher School, un'organizzazione di intelligence del governo britannico. Qui, a partire dal 39, con lo scoppio della guerra, Turing guidò una squadra di criptoanalisti, con lo scopo di svelare il segreto che si celava dietro, o meglio, dentro Enigma, cioè lo strumento utilizzato dall'esercito tedesco per criptare e decodificare i suoi messaggi. Enigma appariva come una macchina da scrivere, ma al suo interno un complicato labirinto di contatti elettrici scombinava di continuo la corrispondenza tasto-lettera, permettendo così di generare dei messaggi criptati. L'anima di Enigma erano tre rotori a scatto, cioè dei dischi rotanti interscambiabili e capaci di assumere 26 posizioni diverse, come le lettere dell'alfabeto. Erano questi rotori a scombinare la corrispondenza tasto-lettera. A complicare ulteriormente le cose, sul fronte di Enigma i tedeschi avevano aggiunto un pannello con degli spinotti che servivano a collegare due lettere tra loro, sostituendo i reciproci tasti, aggiungendo così un preliminare livello di scombinamento che aumentava esponenzialmente le combinazioni possibili. Il problema di questo sistema era insomma la chiave, la configurazione dei rotori, che era composta di tre lettere, un po' come le serrature di una valigia. Per di più, i tedeschi utilizzavano due chiavi. Una giornaliera comune a tutti gli operatori dell'esercito, valida per decrittare la prima parte del messaggio, più una seconda chiave per poter continuare, diversa da messaggio a messaggio, stabilita casualmente e ripetuta in sequenza, che ovviamente appariva criptata in sei lettere diverse secondo il settaggio della prima chiave. Ripetere due volte la stessa chiave non fu però una furbata, perché
svelava come una certa lettera veniva criptata ad un determinato intervallo. Si rivelò quindi un errore che, unito al fatto che con Enigma nessuna lettera rappresentava sicuramente se stessa, aveva reso possibile al matematico polacco Marian Rejewski nel 1932 il fatto di comprendere, analizzando come la stessa stringa di caratteri si modificava, le varie permutazioni e quindi il meccanismo di Enigma. Rejewski aveva anche ideato una sorta di macchina. Aveva collegato infatti 6 Enigma modificate, cioè in grado di sistemare automaticamente la rotazione dei rotori. Questa macchina, chiamata bomba, poteva garantire tutte le possibili configurazioni e combinazioni di rotori, facilitando di gran lunga le operazioni di Rejewski. Nel 38 i tedeschi però si erano accorti della beffa. Quindi, numeroni alla mano che mi piacciono tanto, ora le chiavi possibili erano salite a 159 miliardi di miliardi. Non ve lo scrivo. Consideriamo poi che il lavoro svolto da Rejewski era stato inutile, fin dal principio, perché l'esercito polacco riceveva, già che c'era, le chiavi da una spia, e non le comunicava ai poveri matematici, perché loro dovevano imparare a cavarsele fuori da soli nel caso ci fossero complicazioni. E infatti non mancarono, perché la spia disertò proprio nel momento in cui serviva di più. Grande spia. La bomba di Rejewski era diventata così inutile e mancavano i fondi per migliorarla. I polacchi avevano rivelato quindi agli alleati, fino ad allora all'ignaro di tutto, i loro segreti. In Inghilterra, nella dimora vittoriana di Bletchley Park, un folto numero di criptoanalisti di diversa estrazione continuò così l'opera di Rejewski. E tra questi vi fu appunto Turing. A lui fu assegnato un compito molto particolare. Il punto debole dei messaggi tedeschi era la doppia ripetizione consecutiva della chiave. Gli inglesi però temevano che prima o poi i tedeschi li avrebbero sgamati e si sarebbero accorti anche di questa falla, correggendole, quindi togliendo ai criptoanalisti l'unico loro punto di forza. A Turing si chiedeva dunque di escogitare un diverso procedimento di decodifica che non dipendesse più dalla doppia ripetizione della chiave. Innanzitutto si concentrò sui cosiddetti CRIBs, cioè su quelle porzioni di messaggio che, seppur cifrate, potevano essere risolte per deduzione, senza ricorrere alla criptoanalisi. I messaggi studiati erano ormai tantissimi e la struttura di questi, notò infatti Turing, si rivelava sempre rigida. Fantasia tedesca. Questi CRIB potenzialmente potevano svelare la chiave. Molto bello, ma lo ripetiamo, le combinazioni possibili erano 159 miliardi di miliardi. Non ve lo scrivo. A Turing non restava che immaginare. Osservando dunque le concatenazioni che correvano tra le lettere di un CRIB e il suo crittogramma, Turing immaginò di rappresentarle tramite circuito elettrico. Ipotizzò ad esempio 3 Enigma con identico settaggio di partenza, collegate tra loro tramite un circuito elettrico che passava attraverso i percorsi delle lettere che componevano il crittogramma corrispondente al CRIB. Il circuito elettrico quindi si sarebbe attivato e chiuso, illuminando una lampadina solo quando in tutte e 3 l'enigma si sarebbe ottenuto un settaggio tale da produrre insieme la sequenza criptata del CRIB, il che significava aver trovato la chiave. Questa intuizione fu il principio con cui furono costruite le bombe di Bletchley Park. Le bombe apparivano come moduli composti da 12 gruppi di 3 dischi rotanti. Questi 3 rotori erano attraversati da 26 cavi elettrici e ruotavano a velocità diverse, seguendo il meccanismo di rivoluzione dei rotori dell'Enigma. Adoperando il metodo della forza bruta, ovvero proviamole tutte e qualcosa verrà fuori, veniva data corrente ai dischi, che iniziavano a ruotare impazziti. In un certo senso si andava per esclusione e tentativi. Lo scopo era quello di ottenere una configurazione di questi 3 dischi, cioè dei rotori, che fosse in grado di poter replicare la sequenza criptata di un CRIB provando rapidamente tutte le combinazioni possibili. Nel corso degli anni 40 a Bletchley Park furono costruite diverse bombe sempre più precise, tali da rivelare una chiave nel giro di poche ore. I messaggi tedeschi non furono più un enigma e gli alleati poterono stabilire in tempo informazioni chiave, come ad esempio la posizione della temutissima flotta di U-Boot nell'Atlantico. Il resto, ovviamente, lo portò a compimento il valore degli uomini. Quali sarebbero state le sorti dell'Europa senza il contributo delle bombe? Di Turing, ovviamente. Questo non possiamo saperlo, ma due cose sono certe. Gli eserciti compresero, anzitutto, che quello era il futuro. E anche nel caso i futuri calcolatori non fossero stati capaci di prevenire le guerre, sarebbero comunque stati validi strumenti per non perderle. E poi, come disse Cesare sul consiglio della CNOR, il dado ormai era tratto. Quella di Turing non era più solo immaginazione e speculazione teorica, ma una possibilità concreta. Se volete avere un'idea di come le nuove possibilità trovarono forma, potete dare un'occhiata al video che ho dedicato ad Adriano Olivetti. Una quarantina di anni dopo Turing e le sue bombe, la storia in un certo senso si ribaltò.
Toccò infatti a un classico uomo senza né arte né parte, non proprio un genio come Turing, scongiurare inquietanti scenari bellici. Questa volta non ascoltando un computer, ma al contrario, diffidando di un computer. Il 26 settembre del 1983 l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov si trovava a dirigere l'installazione militare nota come Sherpukhov 15, un bunker segreto da cui l'esercito monitorava il sistema satellitare di difesa. Il 1983 era stato un anno particolarmente teso. Reagan aveva inasprito la sua retorica anticomunista e aumentato il budget per la difesa, e i sovietici avevano per sbaglio abbattuto il volo di linea Korean 007. Con quest'aria pesantuccia, era compito di Petrov segnalare il primo allarme. La premessa era: chi spara per primo muore per secondo. La strategia sovietica si basava infatti sul launch on warning, ovvero sul lancio di testate nucleari contro gli Stati Uniti nel momento in cui fosse scattato il primo allarme di attacco nucleare. Allarme che spettava a Petrov comunicare, e per come si erano messe le cose quella notte di settembre, apparve all'improvviso uno scenario molto probabile. Poco dopo la mezzanotte, infatti, il satellite aveva comunicato al sistema informatico di sorveglianza il lancio da suolo americano di un missile, che avrebbe raggiunto il suolo sovietico nel giro di 20 minuti. Il cervellone elettronico sovietico, il Crocus, ritenuto infallibile, aveva subito dato l'allarme. A Petrov non restava che comunicarlo ai superiori, fino al segretario generale, il malandato Andropov. Neanche il tempo di reagire che Crocus comunicò altri 4 missili in arrivo. Petrov però sapeva che Crocus non era così infallibile come i dirigenti sovietici volevano far credere. In cuor suo era certo di un errore, ma le ulteriori indagini effettuate dal suo team confermarono la versione di Crocus: 5 missili in arrivo in 15 minuti. Questo, dopo tutto, era l'aspetto strano. Solo 5 missili? Andiamo, se proprio gli Stati Uniti avevano dato ordine di attaccare nuclearmente l'Unione Sovietica, avrebbero dovuto dispiegare una forza ben più ingente. All-in, insomma. Petrov si aggrappò a questa riflessione mentre si metteva in contatto con i suoi superiori, non per comunicare l'imminente attacco, ma per segnalare una avaria di Crocus. Passarono i 15 minuti e nessun missile arrivò. Petrov aveva avuto ragione. Forse nella sua testa aveva giocato un ruolo chiave il ricordo recente dell'incidente Korean 007, quando il Petrov di turno non si era curato di verificare se l'aereo intercettato in suolo sovietico fosse effettivamente un aereo militare o civile. In un paese normale Petrov sarebbe stato considerato un eroe, ma non in Unione Sovietica, non stiamo parlando di un paese ordinario. I dirigenti comunisti infatti non potevano screditare Crocus, da cui dipendeva buona parte della loro strategia militare. Si era trattato di un falso allarme, d'accordo, ma per i piani alti fu causato pur sempre da un errore umano, forse da un'errata valutazione dello stesso Petrov. La vicenda venne così taciuta e dimenticata. Nel 1984 intanto uscirà nei cinema Terminator, le cui vicende seguirono gli sviluppi di un olocausto nucleare scatenato proprio da un supercomputer, Skynet. Se la Terra non è ancora attraversata da cyborg assassini, forse è anche merito dell'umile Petrov, che fino alla sua recente morte ha sempre sostenuto di aver svolto il proprio dovere. Ok, torniamo un attimo all'inizio, al racconto di Brown. Se ricordate, l'onnipotente supercomputer, detto tra noi pure Skynet, doveva la sua potenza alle connessioni che era in grado di stabilire con tutti gli altri computer dell'universo. Questo almeno nell'iperbolica fantasia di Brown, che nel 54 non disponeva certo delle conoscenze per spiegarci come ciò avveniva. Conoscenze che tuttavia presero la forma molto concreta di là a poco con un termine coniato giustamente per l'occasione: ipertesto. Il computer pazzo assassino cominciava a prendere forma. La necessità e il desiderio di un'informazione interconnessa e non lineare, ovvero una sorta di rete di documenti e memorie condivise, iniziò ben presto a interessare le ricerche nel campo informatico. Già nel 1945 Vannevar Bush aveva immaginato una macchina, il Memex, capace non solo di immagazzinare documenti e libri, ma anche di riprodurli, associandoli gli uni con gli altri. Poi la svolta degli anni 60. Dal prototipo Online System di Engelbart, antesignano della mail e della condivisione di documenti, fino ad ARPANET, il progenitore di Internet, utilizzato in ambito militare dal Dipartimento di Difesa statunitense. All'inizio queste reti erano molto primordiali, molto limitate, ma con gli anni 80 i personal computer iniziarono a erigersi su due piedi, come noi primati, a diffondersi anche per uso civile, e le cose dovettero cambiare. Nel 1989 Tim Berners-Lee, che da una decina
di anni lavorava come consulente informatico al CERN di Ginevra, dove aveva realizzato Enquire, un database interno che sfruttava le potenzialità dell'ipertesto, tentò di convincere i suoi superiori dei vantaggi che avrebbe avuto la creazione di un sistema ipertestuale globale, il World Wide Web, come battezzato più tardi, cioè un servizio di trasmissione e visualizzazione di dati sotto forma di ipertesto. Da non confondersi con Internet, che è la tecnologia, e nemmeno con Internet Explorer, che è un browser che forse qualcuno di voi ancora utilizza. Berners-Lee faceva notare che l'espansione dei progetti del CERN, con relativo turnover del personale, contribuiva a disperdere le informazioni e alla difficoltà nel ritrovarle. Nella sua nota, inoltre, scriveva: «Il CERN è un modello in miniatura di ciò che sarà il mondo fra pochi anni. Il CERN sta affrontando problemi che in breve tempo colpiranno il resto del mondo. Fra una decina di anni potrebbero esserci soluzioni commerciali a questi problemi, ma noi abbiamo bisogno di strumenti oggi per poter continuare il nostro lavoro». La sua proposta non suscitò molto interesse, ma fu comunque portata a termine. Nel giro di un anno, sul finire del 1990, Berners-Lee aveva posto le basi per la struttura del World Wide Web, come immaginato nel 1989. Aveva un protocollo di trasmissione, l'HTTP, un linguaggio di formattazione ipertestuale, l'HTML, un server interno al CERN e un browser, chiamata appunto World Wide Web. Questi sono gli elementi che ancora oggi rendono possibile a noi tutti comuni mortali la navigazione su Internet. Il mondo da che Internet ha preso piede non è più lo stesso, e questo con tutto il bello e il brutto del caso, ma siccome a me piace moltissimo sentire anche il parere di chi lavora a stretto contatto con la realtà di cui parlo, in questo caso il mondo della programmazione, ho voluto chiedere al fondatore di Boolean, Fabio, lui stesso sviluppatore, di darmi una sua opinione in merito. Esiste ancora la prima pagina in assoluto che è stata pubblicata ormai 30 anni fa, nel 1991, da Tim Berners-Lee, quando era CERN. E come di tutte le pagine web si può vedere il codice scritto per creare quella pagina, e chi conosce anche un po' i basi di HTML può vedere che tanti dettagli sono rimasti molto simili, riconoscerà alcuni dei tag che ancora oggi utilizziamo. Quella prima pagina web era caricata su un server, il primo server di Internet, che era un computer normalissimo. La cosa bella e curiosa è che quel server è ancora visibile, e come faceva a rimanere acceso quel computer? Semplicemente c'era una etichetta dove c'era scritto: questo è un server, per favore non spegnere. Okay? Quindi se qualcuno avesse tirato quella spina, avrebbe spento tutto Internet in quel momento, perché tutto Internet era quel computer e basta. Quel computer che faceva girare tutto Internet era un computer Next, di Next Computers, che è una delle aziende fondate da un tale Steve Jobs. Agli inizi del 1991 furono attivati i primi server esterni al CERN, e poi, come predetto da Berners-Lee, nel giro di 10 anni, il dio denaro fece il resto. Ma anche lo scrittore di fantascienza Arthur Clarke aveva profetizzato nel 64 un anno 2000 votato all'interconnessione. I vantaggi e la facilità delle nuove forme di comunicazioni satellitari, secondo Clarke, avrebbero sì permesso tante belle cose, tra cui anche sorbirvi questi miei video, ma avrebbero privato anche le città del loro ruolo di incontro e scambio. Concludeva infatti laconico: spero solo che quando arriverà il giorno in cui le città saranno abolite, il mondo non si trasformi in un'unica gigantesca periferia. Che volete farci? Clark era pur sempre uno scrittore di fantascienza e, come Brown, aveva il gusto orrido per la provocazione. Quando però a voler provocare un informatico, meglio correre nel bunker. Nel 1989, mentre Berners-Lee dettava i cardini del web, un informatico cinese, Feng Xiong-Su, insieme al collega canadese Murray Campbell, ottenne i fondi dalla IBM per la creazione del computer Deep Blue, uno scatolone, senza offesa, dotato di centinaia di processori pensato e programmato unicamente per giocare a scacchi. Deep Blue, infatti, era il perfezionamento di Deep Thought, computer creato da Su e Campbell qualche anno prima, quando ancora frequentavano l'università, che non aveva altra missione sulla Terra se non quella di battere un essere umano in una partita di scacchi. Il Deep Thought non era certo il primo computer a dilettarsi negli scacchi. A fine anni 80 però si distinse da tutti gli altri primeggiando nelle competizioni tra altri computer. Ora non so se vi ricordate quel vecchio programma dove i robot si massacravano tra di loro. Magnifico. Ecco, più o meno era lo stesso, ma qui i computer giocavano a scacchi e non con una motosega. Il Deep Thought sconfisse anche alcuni campioni umani come Robert Byrne e David Levy, ma dovette soccombere sotto i colpi del campione del mondo di scacchi, Garry Kasparov. Ma era solo l'inizio. Su e Campbell se la legarono al dito e perfezionarono la loro creatura. Era nato così Deep Blue.
La potenza di Deep Blue derivava unicamente dalla spropositata capacità di calcolo e di elaborazione. Con 216 processori era in grado di scandagliare dalle 50 alle 100 milioni di posizioni al secondo, possibilmente per trovare quella più efficiente in base ad alcuni parametri e funzioni basilari. Così come la bomba di Turing, Deep Blue sfruttava il metodo forza bruta: valutare tutte le opzioni e isolare, in questo caso, quella più vantaggiosa. Deep Blue si allenò duramente in vista della sfida con Kasparov. Una sua versione light, il Deep Blue Junior, dotato soltanto di una ventina di processori, riuscì a battere i campioni Ilya Gurevich e Patrick Wolf, ma non riuscì a prevalere su Joel Benjamin, che infatti ne divenne il mentore. Sì, è andata così. Benjamin istruì Deep Blue, insegnandogli tutta una serie di mosse, contromosse e aperture. Gli insegnò persino come dare e togliere la cera. Soltanto allora, nel febbraio del 96, ci fu l'incontro dell'anno con Kasparov. Il match, al meglio delle 6, fu vinto da Kasparov, ma non senza difficoltà. Il primo game fu infatti vinto da Deep Blue, che divenne così il primo computer a battere un campione del mondo in una partita. Ci fu poi un pareggio e 3 vittorie per Kasparov, che si aggiudicò il match per 4 game a 2. Ogni 3 minuti Deep Blue calcolava 50 miliardi di posizioni, Kasparov soltanto 10. Nonostante questa disparità, le lacune di Deep Blue si palesarono soprattutto nella fase centrale della partita. Abilissimo nelle aperture e chiusure, poiché disponeva di una vastissima libreria, mancava della lungimiranza per attraversare le paludose fasi di stallo. Giocava in maniera grezza, quasi come un neofita. Ma ormai quello fra il team IBM e Kasparov era un conto aperto. Deep Blue fu ancora migliorato. Nuovi processori, stavolta più numerosi, e nuove facoltà. 1997, round 2, la rivincita, neanche a Tekken. Per il nostro eroe le cose si misero subito in salita. Primo game a Kasparov, abile nello sfruttare una strategia versatile e poco prevedibile. E ai computer non piacciono le cose poco prevedibili. Deep Blue si aggiudicò comunque il secondo match con i successivi 3 finiti in parità. L'ultimo game, il sesto, fu così decisivo. Vinse Deep Blue, primo computer a sconfiggere un campione del mondo di scacchi in un vero e proprio match. Con Kasparov, che non la prese bene, accusò il team Deep Blue di aver imbrogliato. Ma intanto pubblicità e azioni della IBM scoppiarono alle stelle. IBM che in realtà non fece molto per smentire Kasparov. Scacchi a parte, le imprese mirabolanti di Deep Blue hanno ovviamente aperto nuovi orizzonti nello sviluppo dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. All'epoca Deep Blue costò milioni di dollari e la sua potenza e forza bruta sono oggi totalmente surclassate da dispositivi da poche centinaia di euro. Deep Blue, da buon campione, si è ritirato al culmine della propria gloria e oggi è un pezzo da museo. Philip Dick si domandava se i robot sognassero pecore elettriche. Uccidere esseri umani, devo uccidere. Chissà se Deep Blue starà sognando le infinite partite che non ha ancora giocato, o forse starà soltanto aspettando che i suoi 2 vecchi ingegneri gli domandino se là fuori esiste veramente un dio. I'll be back. Ecco, dire che questo episodio è stato intenso è un eufemismo, sicuramente è stato alternativo rispetto alla normalità. Un grazie enorme a tutti voi per l'ascolto, ai miei mecenati Patreon e YouTube per il supporto, a Matteo per la partecipazione, al mio team per l'aiuto nella creazione dell'episodio, sentite com'è lunga la lista, e ultimo ma non meno importante a Boolean per aver supportato un progetto così stimolante. Vi ricordo che in descrizione potete trovare informazioni su come diventare programmatori e, chissà, un giorno costruire il supercomputer che ci ucciderà tutti. In quel caso vi auguro di fare come Deep Blue, perlomeno finché io non me ne andrò. Ci sentiamo molto presto. Per Aspera, ad Astra.